questa è musica mia. E quello lì fa... No, non preoccupatevi, sparo al maestro. No. Mi sei assomiglio a Verdi, perché temo che ci sia una storia con una mia bisnonna. Perché quando Verdi è arrivato a Milano, no, però è arrivato nel 39, vabbè, è andato a abitare in via Santa Marta. E queste abitavano alle cinque vie, quindi è proprio in zona, doveva passare davanti a casa, sai. Si sa mai un giovanotto, un giovane vedovo, cosa succede? Ci assomiglio o no? Sembro le mille lire dal vivo. Sono Ferdinando di Borbone, re di Napoli. E allora andiamo, dai, balliamo. Scherzando, hai visto come sti bambini, come ascoltano, come ridono quando c'è da ridere, ascoltano quando c'è da ascoltare. Tieni presente che non mi conoscono i bambini, perché io ho 25 anni che non faccio televisione. A me piace molto fare questi programmi per le scuole, perché portare la musica ai giovani è una cosa molto importante, perché quando ero bambino mi ricordo che mi portavano a scuola gli spettacoli e ci davano i salvadanai, ci inculcavano dei valori, e quello della musica è importantissimo, perché poi questo sarà non solo il pubblico di domani, ma se da questi ragazzi uscirà qualcuno che suona uno strumento, qualcuno che si appassiona alla musica, noi avremo ottenuto un grande risultato. Perché tenerli vicini alla musica vuol dire tenere lontano i ragazzi da altre cose molto, molto pericolose. Giubbotte, abbiamo acceso la luce, era la nonna, il lupo era scappato, l'abbiamo salvata. Ecco, bene. È esattamente 40 anni dalla prima puntata in onda di Non Stop. Non Stop è quel programma che quelli grandi conoscono. Allora... vi saluto, statemi bene, soprattutto le donne.